26 marzo 1975. Nasce Roberto Bolle. Sin da bambino sente che la sua passione è danzare. Dopo i primi studi in Piemonte, terra natia, a 12 anni supera l'audizione per entrare nella scuola di ballo del Teatro alla Scala e si trasferisce a Milano. L'incontro con Rudolf Nureyev, che avendolo notato lo vorrebbe per il ruolo di Tazio in Morte a Venezia, segna il suo destino, anche se la direzione del teatro gli rifiuta, a causa dell'età acerba, il permesso di accettare la proposta della grande stella russa. Ha soltanto 20 anni quando nel 1995 debutta come protagonista. Grazie alla sua interpretazione del ruolo di Romeo, viene promosso primo ballerino, iniziando una strepitosa carriera internazionale che in pochi anni lo porta nei grandi teatri di tutto il mondo. Tra le sue più celebrate esibizioni, il Lago dei Cigni alla Royal Albert Hall di Londra, l'Aida al Cairo, lo Schiaccianoci per il Giubileo della Regina Elisabetta, la Giornata Mondiale della Gioventù in Piazza San Pietro, l'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Torino. Nel 2009 è primo ballerino all'American Ballet Theatre. Nessun italiano prima di lui era stato chiamato a ricoprire questo ruolo. Da alcuni anni è anche il protagonista di trasmissioni televisive come Danza con me. Nel 2020 si è raccontato nell'autobiografia Parole che danzano. Per il valore universale della sua opera artistica, nel 2014 gli è stata conferita a Parigi la medaglia UNESCO, riconoscimento al suo contributo come vettore di dialogo e per la promozione della danza come espressione culturale vivente.